è stata un personaggio dai grandi amori e dalle grandi passioni. Passione per la cultura, per le arti, per il cinema, per la fotografia e passione che lei ha suscitato nei compagni che le sono stati vicini e che, dai quali lei ha tratto anche moltissimi insegnamenti. Il primo fra tutti Weston, di cui vediamo alcuni ritratti fatti a Tina alle mie spalle, e che è stato il suo mentore, che le ha insegnato i rudimenti della fotografia fino a quando lei poi ha spiccato il volo. Amore per i compagni della sua fase più politica, più impegnata, Guerriero e poi Mella, che è stato il grande amore della sua vita. E infine Vittorio Vidali, che è stato poi il personaggio che ha permesso di riscoprire e di riportare alla luce l'archivio delle sue meravigliose fotografie. Julio Antonio Mella, il grande amore della vita di Tina, l'amore totale, la passione totale, la condivisione degli ideali. Insieme sperimenteranno, scriveranno, studieranno. Tina sperimenterà delle nuove forme di comunicazione, pubblicheranno insieme su dei giornali. Tina non lo dimenticherà mai, anche perché è un amore che ebbe un tragico epilogo. Lui fu assassinato mentre le camminava al fianco. E lei fu incriminata di questo assassinio e quindi fu un periodo veramente devastante per la vita di Tina. E lui rimarrà sempre nei suoi pensieri. Successivamente lei pubblicherà ancora delle cose e questa immagine molto famosa sarà oggetto di copertina di giornali. E quando Tina morirà da sola in una notte del 1942, tra i suoi effetti personali nella sua borsa troveranno proprio questa fotografia. L'aveva sempre portata con sé.